Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, sono Mr. Camarium. Bentornati a questa rubrica di Journal Hacker News. Andremo a parlare della seconda rivista e come sta, prendiamo e buttiamo il cestino, perché rispetto alle attuali sicurezze informatiche, su quella rivista non c'è molto da parlare. Però non vi lascio comunque senza argomenti. Adesso andremo a considerare un programma molto vecchio che è stato ripreso, un software per la condivisione dei file. Avete mai sentito parlare di WinMX, un software molto vecchio che ha, si ricorda, forse 20 anni, che fu eliminato dai sistemi, diciamo, della polizia di Stato, anche americana, perché rintracciarono i server. Questo software è stato, diciamo, preso, creato sotto forma di open source e è stato utilizzato un altro server più forte, più potente, però mantiene comunque le stesse caratteristiche. Ha cambiato nome e adesso vi faccio vedere come si chiama questo programma. Allora, il programma in questione è questo e si chiama FOPNAP versione 1.58, l'attuale versione che sto utilizzando io. Il link al limite lo metto in descrizione. Noterete da subito che il sito è scarno, non è particolarmente corposo di immagini e altro, c'è solo un link per scaricare questo, che è un programma cliente, cioè cliente e server nello stesso tempo, perché si comporta diversamente da Emule, Torrent e qualsiasi altro programma di condivisione file che conoscete, perché diversamente da Emule, gli altri programmi che hanno comunque software residente permanente su un server, con questo qui non funziona così. Il file in questione è residente su un computer attivo. Se quel computer viene spento o viene riavviato o si blocca il file, lo perdete. Vi faccio un esempio. Andiamo a scaricare un file mon.gne. Vado a selezionare il tipo di file che deve essere come estensione, tra audio, video, li seleziono tutto. Ok, se a King. Lui già si è connesso comunque alla rete, perché a connettersi alla rete si connette velocemente. Ecco qua, io già avevo scaricato un programma con questo qui come prova, ne scelgo un altro, questo qui, ecco qui. Adesso se vado in trasferimenti, ecco, adesso questo qua era il file precedente, è il nome dell'utente, clicco qui e trovo un altro utente, e qui sono tutti i nomi fake. Ok, se questo qui si disconnette mentre io sto scaricando il file mi si blocca. Per ricaricare il file, per avere la parte mancante, devo aspettare che questo utente si ricollega per ridarmi il file. Quindi è utile solo nei casi in cui io ho necessità di condividere un file di enormi proporzioni verso un'altra persona. Quindi ci diamo un po' un accordo su questa piattaforma, che qui c'è anche una chat, dei contatti, e possiamo scaricare e condividere un file che sia molto più grande, anche su 10 giga. In questo modo è garantito che il file tra me e l'altra persona c'è. Oppure, se proprio ci va di fare ricerca al cane, qui possiamo trovare davvero anche altri programmi. Ti facciamo un esempio. Premiere, vediamo se trovo. Ecco qui, se a King, vediamo. Ecco qui, c'è alla voce Premiere. Ci sono varie applicazioni, però come ho detto prima, sites, ok, questo qua ad esempio mi dà 7 giga e 56. Se io ci clicco su e beh, mi va bene, mi scarica il file a posto, ma se questo qua si disconnette, io dopo che faccio? Al punto è valutare se effettivamente conviene utilizzare questo software per queste applicazioni. A parte che la velocità, vedete, siamo un po' sotto, stiamo andando sulle tipiche velocità di Emule. Con un torrent oppure con un Mirch andiamo sui 300k. Io che ho la fibra dovrei andare molto più veloce, quindi abbiamo anche un problema di velocità. Però devo dire che è molto sicuro, perché qua gli utenti in questione si conoscono, non è che andiamo a pesca in un laghetto senza sapere che cosa andremo a tirare su e chi ci dà i file. Qui i file sono completamente condivisi tra persone che si conoscono. Vedete, questo qua adesso mi ha bloccato. Esatto. No, aspetta, mi aveva bloccato, adesso sì, va e viene.
perché l'utente in questione ha visto che sto scaricando il file dal suo computer, non mi conosce e sta provando a bloccarmi. Vabbè, detto questo, torniamo a noi. Vi ho presentato questo programma come un'alternativa a quello che potrebbe essere Mule o Torrent. Io, ad esempio, lo uso proprio di rado, pochissimo. Ce l'ho installato sul computer, ma quasi non lo uso mai. Anche soprattutto perché se voglio scaricarmi musica ho altre vie per scaricare musica. Quindi, sperando di trovare qualcosa di utile nelle prossime riviste di Hacker News, ci aggiorniamo. A voi una buona giornata.